saluto ai nostri cari fratelli che sono su internet, a voi tutti che siete qua in sala. Cantiamo questo cantico 629, La tempesta non temere. La tempesta non temere, resta tranquillo, Gesù verrà. La tempesta non temere, abbi lui fede, ti salverà. La tempesta non temere, abbi lui fede, ti salverà. Amen. Solo l'amore di Gesù, l'amore di Gesù ti può salvare. Solo l'amore di Gesù, l'amore di Gesù ti può salvare. Amen, di nuovo. La tempesta non temere, abbi lui fede, ti salverà. La tempesta non temere, resta tranquillo, Gesù verrà. La tempesta non temere, abbi lui fede, ti salverà. Solo l'amore di Gesù, l'amore di Gesù ti può salvare. Solo l'amore di Gesù, l'amore di Gesù ti può salvare. Amen. Alleluia. L'altra volta leggevo alcune riflessioni sull'aquila, no? Su questo animale aquila che il Signore paragona nella scrittura a se stesso e anche ai figlioli di Dio, no? Dice, noi saremo come delle aquile e verremo ringiovanite. Amen. Infatti è vero, nella natura l'aquila ha un processo. Arrivata a 40 anni, ella può decidere se continuare a vivere oppure no. Ed è un percorso, diciamo, crudo, diciamo, doloroso, perché dopo 40 anni di vita, no? Che cosa, anche noi invecchiamo, no? Che cos'è? Perché noi invecchiamo? Perché le cellule che ogni giorno muoiono si riproducono, ma la cellula che si riproduce si copre su quella che c'è. Quindi se una cellula ha 10 anni, la cellula che nasce ha già parto con un'età di 10 anni, ecco perché noi invecchiamo. E ci fu un uomo che fece un esperimento dicendo, prendiamo una cassetta originale, no? Che noi vediamo su registratore. Su quella cassetta facciamo una copia, poi prendiamo un'altra cassetta e copiamo dalla copia. E lui copiò per 10 volte una cassetta, sembra che era stata copiata. Alla 10ª volta le immagini piano piano cominciano ad essere, perché non è copiata dall'originale, le immagini vengono brutte, perché è una copia della copia, e così sono le cellule, così, ecco perché noi invecchiamo. Perché la cellula che si copia è già una cellula vecchia, e allora si sono accorti di questo procedimento quando hanno fatto la famosa pecora Dolly, quando hanno clonato quella pecora. La pecora è nata piccola, ma era già una pecora vecchia, perché la cellula che hanno usato era una cellula che già aveva 6 anni, 7 anni, capite? Quindi, che cos'è? Quindi l'aquila, arrivata a un certo punto, può decidere se vivere o decidere di morire, perché a quell'età, già a 40 anni, le penne, noi ne abbiamo parlato molte volte, le penne diventano, si invecchiano, diventano dure, pungono, gli artigli si deformano, il becco si fa molto fragile, non riesce più a strappare la carne. Quindi cosa fa? Si va a nascondere in una roccia e con il becco comincia a sbattere sulla roccia finché il becco non gli cade, e aspetta lì finché gli ricresce. Dopo che gli cresce, cosa fa? Con il becco si strappa le penne. Dopo che con il becco si strappa le penne, aspetta lì che gli crescono. Quando gli crescono anche le penne, poi più o meno il procedimento è così, che cosa fa? Con il becco si strappa gli artigli. E aspetta di nuovo che gli crescono. Dopo che lui fa questo processo di ringiovanimento, è pronto di nuovo per volare per altri 30 anni. Infatti dura fino a 70 anni.
Ora, la scienza non lo sapeva, gli indiani d'America già lo sapevano, ma la scrittura lo dice che noi saremo ringiovanite come aquile. E due cose particolari in più dell'aquila che mi hanno colpito è la perseveranza. Quando un'aquila decide di sposarsi, di prendere marito, che cosa fa? Comincia a fare un gioco con il maschio. Scende, prende un pezzo di rame, con quel rame costruendo il nido, no? Cosa fa? Va in alto e lo lascia cadere. Se il maschio lo va a prendere e glielo riporta di nuovo, che cosa fa? Di nuovo glielo butta a terra. Se lui vede che questo maschio per 6, 7 volte, 8 volte fa la stessa cosa, allora quello è un buon marito, perché è un uomo che persevera. E che io sono i figli di Dio. I figli di Dio sono gente che perseverano. Il nostro ramo che cos'è? È la croce. Il legno è la croce, amen. Oh, Dio ama persone che amano stare sulla croce, amano stare, amano uomini che perseverano nella causa, nella sua causa. Noi ci definiamo uomini che perseveriamo nella causa. Il cristiano è questo, un uomo che persevera. Se Dio ha detto qualcosa nella Bibbia, tu continua semplicemente a credere. Se Dio ha detto che ogni cosa che noi chiediamo, io quella vi darò, e tu stai pregando per una determinata cosa, persevera. Dio ama questa gente. Amen. Dice sì, ma la situazione così via ti fa capire tutto il contrario. No, ora vediamo delle cose belle su quello su cui oggi noi parleremo, gli eroi di Davide. Davide fu un grande combattente, no? E fu accerchiato da uomini che divennero valorosi e che il loro nome per le loro geste furono scritte nel libro della Bibbia. Sono rimaste ancora fino a oggi gente che è vissuta 2000 anni fa, più di 2000 anni fa. Ancora i loro nomi sono qua, scritti su questo libro, ma ci sono pure gli eroi di Dio, i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello, perché loro hanno vinto tante battaglie. Ma la scrittura dice: a chi vince, ogni epoca ho avuto una lista di vincitori, a chi vince io darò da sedere con me, a chi vince. Quindi anche noi siamo eroi vittoriosi. E questi uomini noi vedremo che hanno lottato solo. Perché? Perché lottano solo? Perché ognuno di noi è chiamato a lottare da solo. Amen. Ci sono uomini che hanno lottato da solo perché la chiamata è personale. Fratello Bene dice, non ti appoggiare sull'uomo, non ti appoggiare sulla chiesa, non ti appoggiare sul fratello, perché sono sabbia mobile. Ci dobbiamo appoggiare sull'eterna parola di Cristo, amen, e su Gesù Cristo. Dobbiamo appoggiarci su Lui, amen. Infatti Lui si definisce la roccia. Io un uomo che edifica la sua casa sulla roccia, io lo chiamo un uomo pacato, un uomo saggio, ma che edifica sulla sabbia, chiamato un pazzo. Per esempio il terremoto che c'è stato in Nepal, ha fatto 10.000 morte. Ma perché queste morte? Perché lì le case sono costruite in un modo appariscente, sono costruite senza nessun fondamento. Lo stesso terremoto, dopo qualche settimana, è avvenuto a Tokyo, è avvenuto in Giappone, ma le case hanno resistito perché loro hanno delle tecniche di costruzione molto avanzate. Amen. Perché loro vanno a costruire su un masso, su una base solida. Se poi scenderà quella, perché un giorno la scrittura dice che ogni cosa verrà scossa, allora lì le città delle gente cadranno pure. Ma se tu edifichi la tua casa sulla roccia, parti su un fondamento sicuro che è Cristo Gesù, nessuna cosa la può smuovere. Infatti, un'altra cosa bella dell'aquila che leggevo è che lei si eccita, non sessualmente, ma trova il suo appagamento più totale nella tempesta. Quando c'è una tempesta, lei si rallegra, esce di là e va dove ci sono quei venti forti, perché là può spiegare le sue ali. No, perché l'aquila non è che è poco che lei sbatte le ali, no? Però tutto poi dipende dai venti, e lei si diverte là, in mezzo alla tempesta. E così i figli di Dio sanno che la loro vita non è una vita semplice, ma sanno che è una vita fatta di vittorie, di lotte, di privazione. Questi sono i figlioli di Dio. Quindi quando avviene una prova, quando avviene una lotta, rallegriamoci, perché è lì che il Signore trova il compiacimento poi in noi. Perché ci vede perseveranti, ci vede che dispieghiamo le nostre ali nella battaglia, amen. E lì abbiamo una prova, gloria a Dio, stiamo passando una prova. Perché avvengono le prove? Un motivo c'è, fratelli, perché Dio vuole vedere la nostra perseveranza, perché c'è gente che ha bisogno della prova per poter credere e così via. Quindi niente avviene a caso, fratelli, nulla. E facciamo noi conto di questo. Quando abbiamo conosciuto il Signore? Nel momento più difficile della nostra vita. Noi, Signore, noi siamo nati cattolici, noi siamo nati chi evangelico, ma nascere in un contesto religioso non vuol dire che tu sei un religioso, perché noi nasciamo, sì, sogno cattolico, ok, siamo cresciuti, ma cosa abbiamo capito della parola di Dio? Sappiamo che c'è un ritorno imminente di Cristo, sapevamo che il Signore ha dato un messaggio
per poter chiamare un gruppo di gente. Sapevamo che c'è un libro scritto nel cielo in cui i nostri nomi sono eterni. Amen, non lo sapevamo. Allora Dio ci ha dovuto mandare un uomo, un suo ministro, una sua lampada, amen, come la chiama la scrittura, al fine di avvertire sempre un popolo di uscire dal formalismo religioso, perché è il tempo che Dio vuole fare un'opera con te. Quando il Signore ci chiama perché Egli vuole fare un'opera con te. E se vuole fare un'opera con te, la prima cosa che restaurerà sarà la nostra vita, affinché chi ci sta accanto può credere. Amen. Io credo veramente che se noi con tutto il nostro cuore crediamo a ogni parola che c'è scritta in questa Bibbia, Dio esauderà quella cosa, a partire dalle nostre vite, poi gli altri saranno lì a dire: ma che cosa sta succedendo? Una volta ho sentito la testimonianza di un fratello che praticamente era evangelico. Lui conobbe il Signore in Svizzera, nel tempo in cui ci furono le grandi guarigioni, nel tempo in cui vennero i grandi evangelisti, no? Dice, lui aveva le artrosi. Camminavo così, no? E l'hanno invitato in chiesa. Vieni, vieni che c'è questo predicatore. Si fece convincere, beh, voglio venire. Ci fu la chiamata di preghiera. Voi pensate se quella sera lui avesse detto no, cosa sarebbe successo? Sarebbe rimasto per com'era. Lui accettò, dice ok, voglio venire. Questo invito. Dice che quando eravamo là e ci fu questa chiamata di preghiera, lui si mise nella fila perché vedeva le persone guarite, no? Lui ha creduto, dice che come il pastore gli ha imposto le mani, il predicatore, l'evangelista. Lui si sentì una forza dentro di sé, l'abbiamo anche vista tante volte nei video, in cui veramente cominciò a saltare in aria, cominciava a fare le flessioni. Arrivò a casa e quando lui aprì la porta, la moglie vide in lui una luce, come al tempo di Mosè, quando dice che il popolo non lo poteva neanche guardare. Amen. E lui ottenne due cose lì, Signore: ottenne la sua guarigione, la sua salvezza, e la salvezza della moglie, che non voleva andare perché era incredula. Vedete Dio quello che può fare. Amen. Alleluia. Quindi Dio è qua ed è nelle nostre vite per aiutare, non per ucciderci, non per buttarci in mezzo a una strada, ma per salvare il salvabile. Amen. Egli dice: io non lascerò nessuno. Quindi veramente, se noi in noi vogliamo che gli altri credano, la prima cosa deve avvenire dentro la nostra vita. Amen. Alleluia. Già il fratello Brano racconta quella storia di un orso, no? Che praticamente andò dentro la sua tenda e prese il barattolo di miele, no? Cominciò ad aprirlo, se lo spalmò al dosso, sai? E poi vennero i suoi fratelli, forse anche la mamma, cominciarono a leccare da lui, perché era tutto spa. Quindi dice: noi abbiamo bisogno che prima la potenza di Dio rivesta noi, affinché chi ci sta accanto possa venire e attingere da noi. Signore ci benedica veramente, amen. Quindi non temiamo nessuna tempesta, perché nella tempesta, nella prova, Dio è là. Egli viene per salvarci, amen. Egli viene per guarirci, egli viene per tirarci e per aiutarci. Amen. Dio ci benedica ancora in questa mattina. Salutiamo i nostri cari fratelli da internet, pace a voi tutti. Chiamate il fratello Giuseppe che è a Savona, fra qualche giorno torna, hanno avuto questa settimana di vacanze. Chiamate il fratello Divizzine, vuole che si prega per lui. Pace a te anche, fratello. Il fratello Giuseppe a venire di Palermo ci mandi saluti. Da Borgetta, amen. I fratelli di Udine, anche a voi, la chiesa che c'è a Udine, Dio vi benedica anche. Amen. Bene, cominciamo ci alziamo per una preghiera. Amen. E poi chiameremo oggi il fratello Salvatore, che si è preso la responsabilità di dirci quello che domenica abbiamo così, un accenno di quello che domenica abbiamo predicato. Amen. Saluto anche la mia famiglia che è a casa, oggi ci segue da casa. Pace a te, Dorcas, le bambine, amen. A non farla arrabbiare la mamma. Amen. E allora, alleluia. Nostro caro Padre e Signore Dio, amen. Ancora grazie per questo momento che ci dai, Padre, di poter stare davanti al tuo trono di grazia, Padre, dove da lì noi riceviamo ogni nostra benignità, Signore Dio. Amen. Grazie, benedicici ancora questa mattina, Padre, che il tuo sangue sia ancora sparso sulle nostre vite, perché continuamente Egli lo è, Padre, al fine di poterci far apparire bianchi al tuo cospetto, Padre. Noi lo crediamo perché è un insegnamento biblico. Sappiamo che tutto ci è stato donato per grazia, Padre. Tutto quello che noi riceviamo è solo per una semplice grazia, Padre, un'azione di grazia che tu hai avuto nei nostri confronti. Grazie, Padre. Benedici ancora qua i fratelli, Signore, coloro che ci ascoltano, Signore, ancora la sorella che è venuta oggi in mezzo a noi, Padre. Signore, aiutala, guariscila tu, Padre. Dai la forza nelle sue gambe, Signore. Aiutala, Signore Dio, il suo corpo, Signore. Ringiovaniscici come le aquile, Padre, le promesse, ancora per
Papa Santino, Signore Dio, ancora per questi controlli che deve fare, Signore Gesù, fai che Padre possa essere ancora oggi, Signore Dio, nella tua grazia, nella tua benignità, e che all'ascolto della parola il tuo spirito lo possa toccare, Signore Dio, e ancora curarlo da questa prostata, Signore Gesù, perché sappiamo che sono le malattie che colpiscono la gente che cominciano ad avanzare nell'età, Padre. Sì, Signore, ancora aiuta noi, Padre, ancora aiuta a chi parla, ancora aiuta a chi prega, Signore, ancora aiutaci, Padre. Veramente nelle famiglie delle nostre case, ai nostri figli, Signore Dio, perché ha una malattia, ancora per mia zia Antonia, Signore, alleluia, aiuta anche i fratelli, Signore Dio, che ancora oggi sono radunati attorno a questo messaggio, Signore Gesù, per poter proclamare la tua lode. Sì, Signore, che possiamo rendere viva la tua testimonianza. Grazie ancora per il testo di oggi, Padre, perché io so che tu non ci allontanerai mai, per quello che il profeta dice, e ogni cosa te la chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Facciamo un cantico e poi chiamiamo il fratello Salvatore. Amen. Chiami 621, 621, la gioia è nel Signore. La gioia del Signore è la mia forza, sì. La gioia del Signore è la mia forza, sì. La gioia del Signore è la mia forza, sì. La gioia del Signore è con me, amen. Se senti questa gioia, canta con il cuore. Se senti questa gioia, canta con il cuore. Se senti questa gioia, canta con il cuore. La gioia del Signore è con me. Se senti questa gioia, canta insieme a me. Se senti questa gioia, canta insieme a me. Se senti questa gioia, canta insieme a me. La gioia del Signore è con me, amen. La gioia del Signore è la mia forza, sì. La gioia del Signore è la mia forza, sì. La gioia del Signore è la mia forza, sì. La gioia del Signore è con me, amen. Se senti questa gioia, canta con il cuore. Se senti questa gioia, canta con il cuore. Se senti questa gioia, canta con il cuore. La gioia del Signore è con me, amen. La gioia del Signore, senti questa gioia, canta insieme a me. Se senti questa gioia, canta insieme a me. Se senti questa gioia, canta insieme a me. La gioia del Signore è con me, amen. La gioia del Signore è con me, alleluia. Fratello Salvatore, Signore ti benedica, amen. Senza emozionarti. Alleluia. Andiamo a sparare. Però, non lo so. Vabbè, tranquillo, dai, ci dai oggi. Questa è la prima volta che mi espongo a fare qualcosa per il Signore. Alleluia. E veramente è qualcosa di molto importante, perché se uno veramente, veramente comincia a vedere la parola di Dio come uno specchio nella nostra vita, dove ci sono dei libri che parlano della vita del credente e anche quella persona che è stotta. E Dio invita il credente e anche lo stotto di camminare nei sentieri di Dio. Alleluia. Ora, domenica passata abbiamo commentato i sette palazzi della sapienza, che introduce veramente tre cose, ci insegna tre cose: la legge, la profezia e la sapienza divina. La prima è la legge, che espone i comandamenti di Dio e le sue esigenze. La profezia, che espone la capacità di Dio di conoscere la fine e il fine del principio. La sapienza divina, che è quella che viene dall'alto e che rivela solo agli eletti. Ora, che cos'è la profezia? Dice che si può viaggiare nel futuro. Dice che il primo scienziato a teorizzare l'esistenza del
Bob fu Ludwig Fleming nel 1916 e anche supervisione del tempo con 17 anni dopo con il fratello Branham che lesse tutti i sette sigilli e le sette profezie che cominciando da Mussolini e finendo nell'epoca di oggi che con l'America che vedeva che era tutta bucata che avevano buttato una bomba per distruggere solo l'America. Ora, che cos'è questo elemento, la sapienza? Dove c'è scritto... Del messaggio del profeta che dice che questo messaggio dell'epoca della Vedicina che dice che uno deve credere veramente a questo messaggio. O lo accetto o lo rifiuto, tu sei responsabile delle tue azioni. Alleluia. Ora, il testo che ti prima 9:1 dice due cose, i due invidi, che è quello della sapienza e della donna storta. Ora, che cos'è la sapienza? Dove c'è Proverbio 8:30 che dice io ero presso lui come un architetto, ero ogni giorno la sua delizia, rallegrandomi ogni momento davanti a lui. Perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la conoscenza d'esso. Dice ancora, ma a coloro che sono chiamati giudei e greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Ora da Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale è stato fatto da Lui, da Dio, sapienza, giustizia e santificazione e redenzione. Ora, che cos'è la sapienza? La sapienza è ha costruito la sua casa e ha intagliato le sue sette colonne. Significa, e io altresì ti dico che tu sei pietra e sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa. E le porte dell'inferno non la potranno vincere. Ora, che cos'è? Dove l'ha costruita? Proprio 9:1 ha intagliato le sue sette colonne. I sette è sinonimo di completezza. Quindi la sapienza ha costruito la sua casa su una opera compiuta. Ancora, ora, cosa è diversa? Proprio 9:2 dice, ha ammazzato i suoi animali, ha mescolato il suo vino e l'ha imbandito la sua tavola. Ora Matteo 22 dice il regno dei cieli è simile a un re il quale fece le nozze al suo figliolo. Cosa ordina i suoi? Che ha mandato fuori le sue ancelle dai luoghi più elevati della città essa grida. Dice e mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle mense, ma questo non vollero venire. Verso di nuovo mandò altri servi dicendo dite ai invitati, ecco io voglio apparecchiare il mio pranzo, i miei vedere e i miei animali ingrassare. E sono ammazzate e tutto pronto. Venite alle nozze. Chi è ordina di chiamare? Ora il Proverbio 9:4 dice che è sciocco venga e chi è privo di senno dice venite mangiate il mio pane e bevete del vino che ho mescolato. Ora il Luca dice, così quel servo tornò e riferì questa cosa al suo signore. Allora il padrone di casa, pieno di sdegno, disse al suo servo, presto, vai per le strade e le piazze e cerca mendicanti mutolati, zoppe e ciechi. Ora qual è questo messaggio? Proprio 9:7 dice, lasciate la stoltezza e vivrete, camminate per la via dell'intendimento. Dove ci dice Atti 2:38, ravvedete che ognuno si è battezzato nel nome del Signore Gesù e voi riceve lo Spirito Santo. Quella è la ricompensa. Poiché per mio mezzo saranno moltiplicati i tuoi giorni e saranno aggiunte anni di vita. Giovanni 14 dice io sono la via, la verità e la vita e nessuno viene per me se di me.
Ora, la donna Stotto che noi come sappiamo che la donna Stotto è la Chiesa Cattolica che non mette veramente in pratica i comandamenti di Dio. Ora dice la donna Stotto è turbolenta e sciocca e non sa nulla. Essa è opposta alla sapienza. È descritto con l'Apocalisse 17, mediatrice. Cosa fa? Siede alla porta della sua casa su un seggio nel luogo elevato della città, come Apocalisse 17. Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi descrive e io ti mostrerò il giudizio della grande meretrice che siede sopra molte acque. Molte acque sono i popoli di tutto il mondo, dove veramente loro guardano questo dono come qualcosa di importante, come qualcosa che per loro era una sopra chiesa, sopra chiesa. Ora, veramente questo è qualcosa molto importante perché Dio vede, ci avverte di non fare quello che fa l'uno, ma di mettere in pratica la sua parola, avere timore di Dio e veramente di osservare la sua parola, tutti i comandamenti, la legge di Dio. Non la legge che la legge è per il peccato, quando uno pecca e non sa quello che fa, ma noi siamo sotto la grazia. Noi siamo salvati e mendiamo la grazia di Gesù Cristo. Ora, Apocalisse 18,7 dice, quando ella si è glorificata e ha lusseggiato tanto dolore, tenuto e contoglio, perché ella dice nel cuor suo: io seguo regina e non sono vedova e non vedrò ogni duomo. Facendo che cosa? Proibbe 9,15 per invitare quelle che passano per la via, che vanno diritte per la loro strada. Chi è sciocco venga qui. E contendendo con l'anima degli uomini e usando lo stesso Evangelo. Ora, la Chiesa Cattolica ha lo stesso Evangelo di noi che veramente cristiani, ma insegna altre cose, le preghiere umane, le preghiere anche di pregare i santi, i morti, e questo Dio non vuole. Vuole veramente una preghiera fatta dal cuore, qualcosa che viene spontaneo davanti a Dio, e di presentarsi nell'umiltà, nell'amore davanti a Dio, e essere come, di presentarci come siamo, come miseri peccatori che abbiamo bisogno della sua grazia e del suo perdono. Dicendo, ecco, dicendo che cosa? Proverbio 9,16 dice: e a chi io descendo, dice, le acque rubate sono dolci, il pane mangiato è costoso, di fare le cose di mucciore, di peccare, di fare, quello Dio non vuole. Se uno fa qualcosa di male, deve chiedere perdono a Dio e poi a quella persona che ha fatto del male di chiedere scusa perché è stato un momento di Debolezza. ira, debolezza e altre cose. Ma alcune cose contro di te. Tu permetti a quella donna, Isabel, che si dice profetessa, di insegnare e di sedurre i miei servi, inducendola a formicare e a mangiare cose sacrificate a idolo. Come dice in Apocalisse 2:20, dove c'è questa, si dice, profetessa che insegna ai profeti di formicare, di mangiare carne agli idoli e cose. E Dio questo non vuole, perché di non mangiare cose sacrificate agli idoli. Ora, promendo che cosa? Proverbio 18 dice: ma io non sa che là ci sono i morti e i suoi invitati sono nel profondo del ciò. Il percorso del peccato, dice in Giacomo 1,16: nessuno quando è tentato dice io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male e io stesso non tenta nessuno. Ora ciascuno invece è tentato quando è trascinato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato quando è consumato,
dalla porta. Ora il percorso, visto, dice dove ci sono questi cavalieri bianco, rosso, nero e giallaccio, che è tentazione, concedimento, peccato e morte. La promessa del primo invito è lui ha ammazzato i suoi animali. Ora, un esempio di vittoria. 15:1 dice, canto trionfale di Mosè e dei israeliti, allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo canto all'Eterno e parlarono dicendo, io canterò all'Eterno perché si è grandemente esaltato, ha precipitato il mare, cavallo e cavaliere. Ora, le sette colori di vittoria sono proprio uno che è la sapienza, ha costruito la sua casa, ha intagliato le sette colonne. Le sette colonne sono i sette messaggeri, sono i sette messaggeri che Dio ha parlato e ha dato loro degli insegnamenti, quello di ravvedersi, accettare il Signore e portare il Vangelo alle persone. E il primo è Geova, il Scile che fornirò, poi Geova là che Dio è un guaritore. Poi Geova Nissi, che lui è il nostro protettore. Geova Shalom e pace. Geova Rab, il Signore è il nostro leader. Geova Shiri e santità. Geova Salò è la nostra vita. Efeso, le sette epoche sono Efeso, Sinai, Bergamo, Tahir, Sardi, Filadelfia e Laodicea. Come sappiamo, ogni epoca ha avuto il suo messaggero, che è Paolo, Ireneo, Colomba, Martino, Lutero, Wesley e Branham. Poi abbiamo la professionale che è il Salmo 27:400 dice una cosa chiesta all'Eterno e quella cerco, di morare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza dell'Eterno e rimanere il suo tempio. A ammirare il suo tempio, perché nel giorno della necessità egli mi nasconderà nella sua tenda e mi occulterà nel luogo segreto della sua dimora, mi eleverà in alto sopra ogni roccia. E veramente lui è veramente la vera roccia della nostra vita e veramente non dobbiamo né dubitare, ma essere nell'umiltà dell'amore di Dio e veramente amarlo. E di accostarsi sempre giorno dopo giorno nella nostra vita perché i tempi sono imminenti. Amen. Voglio ringraziare il Signore. Grazie. Se tu permetti, voglio Può fare ringraziare il preghiera. Signore. Amen. Padre Celeste, io vengo in nome di Gesù e ti prego, Signore, di perdonare tutti i miei falli, i miei peccati e ti prego di aiutarmi, Signore. Ti ringrazio, Signore, mio Dio, che tu mi hai dato questa opportunità. E veramente, anche se il mio cuore batte, questa è la prima volta, Signore, che espongo questo trattato e voglio ringraziarti in ogni cosa. Una preghiera particolare, voglio pregare per Gina Antico, per questa mia amica, sorella, che veramente oggi si marita sua figlia. Quello che ti prego, Signore, che sia una giornata di felicità, di gioia e fa che possa vedere sua figlia sposarsi. Dammi questa allegrezza nel mio cuore e fa che veramente possa dire che c'è un Dio grande, un Dio vivente e reale. In questo voglio lodarti e ringraziarti ogni momento, nel nome di Gesù. Amen. Grazie mille. Signore, ti benedica, fratello Salvatore, amen. Certo, è la prima volta, giustamente, uno si sente emozionato parlare. Amen. Ok, facciamo una cosa, facciamo un cantico e poi ci introduciamo alla lezione di oggi. Amen. Oggi parleremo di eroi, alleluia. E lasceremo che sia il profeta poi a parlare di questi personaggi, di introdurci in quello che lui dice in questa predica, perché è la piccola Betle. E allora, vediamo, un cantico di...
Passiamo al 662, scesa dal Golgota il sangue. 662. Scese dal Golgota il sangue che il mio Signore versò per imbiancar le mie vesti da ogni traccia di male. Così prezioso quel sangue lava il mio cuore ogni dì. Vieni anche tu nel grande fiume dell'amore, vieni anche tu ed immergiti nel grande fiume dell'amore. Amen. Scese dal tubo del sangue che il mio Signore versò per impiantar le mie vesti da ogni traccia di mal. Così prezioso quel sangue lava il mio cuore ogni dì. Vieni anche tu ed immergiti nel grande fiume dell'amore. Vieni anche tu ed immergiti nel grande dell'amore. Signore ci benedica. Amen. Alleluia. Cominciamo con la lezione di oggi, gli eroi di Davide, e noi parleremo oggi dalla scrittura presa da secondo Samuele capitolo 23, cominciando dal versetto 8. Non le leggeremo tutte, leggeremo alcuni versi, perché sono poi i nomi. Ne leggeremo le battaglie, e questa predicazione la divideremo in due parti. Perché in due? Perché prima, in questa predicazione, voglio fare di sfondo quello che dice il profeta in questa predica, perché è la piccola Betlem, dove William Branham ci trasporta nel momento in cui il re Davide passò un momento difficile della sua vita. E capiremo, e il fratello Branham ci trasporta in quella situazione, in cui ci fa capire che benché noi siamo scelti, benché siamo unti, benché Dio ci ha chiamato, a volte noi possiamo dire: ma come, su di noi c'è l'unzione, ci capitano malattie, disgrazie e cose varie, no? Dice: come mai? E allora il profeta ci prende in questo clima, in questo spirito, e ci fa comprendere che anche se siamo eletti dobbiamo passare per queste prove, come la passò Davide, come la passò Gesù Cristo, come la passò ogni profeta di Dio, come la passeremo anche noi, la passiamo, la passeremo, ne usciremo, ne cadremo in un'altra, perché fino alla fine, fratelli, avremo sempre prove. La nostra vita è sempre costernata di prove. Finiamo una cosa e ne comincia un'altra. No, penso che anche la sorella ne può testimoniare. Finisce una prova e ne entra subentro un'altra. Dice: ma a volte uno dice: ma che è tutta nella mia casa? È così, il diavolo a volte si scaglia con tutte le sue forze, ma se uno è predestinato, se uno ha ancorato la sua vita in Cristo Gesù, può solo ridere, può solo andare avanti, sapendo che c'è sempre una via di uscita, fratelli. Amen. Quindi, primo Samuele 23, secondo Samuele, scusate, 23. E allora, la prima predica la dedicheremo a quello che dice il profeta, la seconda predica mediteremo sui nomi, sui fatti di questi personaggi. Amen. Perché Fratello Urbano dice una cosa che io ieri avevo compreso, perché anche se sono eroi, anche se hanno a che fare con la Chiesa, perché ognuno di essi rappresenta anche ogni figliolo di Dio, ma nello stesso tempo ogni uomo che ha lottato è un simbolo del Signore Gesù Cristo. Quindi la voglio proprio studiare bene in fondo e prendere ogni particolare possibile per la nostra edificazione. Amen. Quindi secondo 23, secondo Samuele, da cominciare dall'8, verso 8, scusate un attimo, 23, 8. Quindi,
Questi sono i nomi dei valorosi guerrieri che furono a servizio di Davide: Joseph Bashebet, il Tachenonita, capo dei principali ufficiali. Egli fu chiamato Adino, l'Etsenita, perché aveva ucciso 800 uomini in una sola volta. Cioè, quest'uomo in una sola volta uccise 800 uomini da solo. Amen. Dopo di lui veniva Eliezer, figlio di Dodo, figlio di Ahoy. Ogni nome ha il suo proprio significato. Poi lo studieremo la prossima domenica. Uno dei tre valorosi guerrieri che erano con Davide quando sfidarono i Filistei radunati per combattere, mentre gli Israeliti si erano ritirati. Quindi il popolo di Israele si era ritirato e loro rimanevano soli sul campo di battaglia. Amen. Quindi egli si levò e colpì i Filistei finché la sua mano esausta rimase attaccata alla spada. Quindi la sua mano rimase, era così stanca, esausta, che la sua stessa spada rimase attaccata alla sua mano. Rimase attaccata. In quel giorno l'Eterno operò una grande vittoria. E il popolo intorno, e il popolo ritornò. Prima scappò, poi vide che vinse e ritornò per fare cose, per dirgli grazie, no, per fare bottino, per andare a togliere dalle persone morte quello che gli era rimasto, cose di oro, spade e così via, no? Questo è qua, amen. Quindi, poi dice, dopo di lui venne Shamat, figlio di Aghe, la Arita. I Filistei si erano radunati in massa in un luogo dove c'era un campo pieno di lenticchie. Che cos'è la lenticchia? Lui si mise al centro del campo. Amen. Il popolo era fuggito davanti ai Filistei, vedete? Sempre è così. Appena arriva una prova, il popolo fugge. Il popolo scappa. Il popolo ha paura, se ne vanno, scappa, mentre quegli uomini valorosi sono quelli che rimangono nel campo di battaglia a difendere che cosa? Questo è difeso un campo di lenticchie. Che cos'è la lenticchia? Che cosa simboleggia la lenticchia nella scrittura? Al tempo che Esaù e Giacobbe, quando Esaù perdette la sua primogenitura, cosa disse Giacobbe? Esaù gli disse, dammi da mangiare, che ho fame. Giacobbe gli disse, ti do questo piatto di lenticchie, ma tu dammi la tua primogenitura. Quello si vendette per un piatto di lenticchie. Lui era nel campo di lenticchie. La lenticchia cosa simboleggia? La nostra primogenitura. Quest'uomo era là per difendere la sua chiamata, per difendere il suo campo, per difendere fratelli. Vedete? Quando noi siamo ancorati in Cristo, nessuno ci può togliere la primogenitura, nessuno ci può togliere la salvezza. Quest'uomo è rimasto solo, la gente scapparono, perché chi non è chiamato prima o poi se ne va, prima o poi lascia, prima o poi molla. Ma i chiamati rimangono fermi, lottando là, lottando contro i Filistei. Sapete cosa vuol dire, qual è il sinonimo di Filisteo? Ora poi ve lo leggerò cosa vuol dire Filisteo, che ancora si usa fino ad oggi. Oh, sì, Filisteo. Filisteo vuol dire persona spilorcia, persona avara, persona attaccata al mondo, persona conformista. Quello che sta, i conformisti che sono? Quello che vanno dietro la moda, quelli che si conformano con quello che sono le usanze del mondo. Ma la Chiesa di Dio non è una Chiesa conformista, non è avara, perché Gesù disse, come io ho dato la mia vita, voi fate altresì tanto, come io ho perdonato, voi perdonate. La Chiesa di Cristo non è una Chiesa avara, che si prende solo la benedizione di Dio, ma cerca di quello che le ricchezze di Cristo, cerca di poterle di nuovo dare. Filistei, quando noi parliamo di Filistei, parliamo del mondo attuale, questo mondo basato tutto sull'economia, tutto sulla ricchezza, tutto sull'avere e niente dare, vedete? Amen. Quindi, dopo di essere venne Shammah, figlio di, allora, campo pieno di lenticchie, il popolo era fuggito davanti ai Filistei, ma Shammah si piantò in mezzo a campo e lo difese e fece una strage di Filistei. Così l'Eterno però una grande vittoria in quel giorno, vedete? Una grande vittoria. Tre dei 30 capi scese al tempo delle mietiture e vennero da Davide nella caverna di Adullam, mentre una schiera di Filistei era accampata nella valle di Refarim. Davide era allora nella fortezza e c'era una guarnigione di Filistei a Betlehem. Davide ebbe un grande desiderio e disse, oh, se qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo di Betlehem, che è vicino alla porta. Qua racconta, questi uomini furono valorosi perché fecero un'azione bellissima. Egli era nato, Davide era nato a Betlehem e ora Betlehem era nelle mani dei Filistei.
Lui che fu unto da Abete, ma ora la sua stessa terra era in mano del nemico, era inseguito da Saulo, da un lato che era un suo israelita, quindi da un fratello suo, e anche dal mondo. Così a volte ci troviamo. Lui era solo lì, quei tre sentirono Davide che disse: oh, se qualcuno mi portasse un po' di acqua, perché l'acqua in Palestina non è tanto buona. Non sono acque buone. E infatti in Betlehem le acque, dice il profeta, sono quelle più pure che c'erano. E lui desiderava di bere da quel pozzo. Allora questi tre, avendo ascoltato questo, non gli fu dato un ordine, ma lo fecero per amore di servizio, lo fecero per amore verso Davide. Partirono là, passarono le frontiere, le cose nemiche, andarono là, presero un secchio, fecero morti, ci furono giustamente una guerra. Presero quest'acqua, la portarono a Davide. Davide appena vide quel gesto che fecero quei valorosi, non la volle neanche bere, ma la diede e la offrì all'Eterno. Amen. E qui poi il profeta ci spiega una grande cosa. Quindi i tre prodi si aprirono un varco attraverso l'accampamento filisteo e attinsero all'acqua del pozzo di Betlehem, che è vicino alla porta. Quindi la presero e la portarono a Davide. Egli però non ne volle bere, ma la versò davanti all'Eterno, dicendo: lungi da me, o Eterno, il fare questo. Non è forse il sangue degli uomini che sono andati a rischio della loro vita? E non la volle bere. Questo fecero questi tre prode. Poi c'era Abisai, fratello di Job, il figlio di Terun, e così via. Fu il capo di altri tre. Egli brandì la lancia contro 300 uomini e li uccise. Così si accostò a Frama fra i tre. Fu il più illustre dei tre e perciò fu fatto loro capo, ma non giunse mai ad eguagliare quei primi tre. Poi c'era Benai, figlio di Jehoiab, figlio di un uomo valoroso di Chem, eccetera, eccetera, fece grandi prodezze e gli uccise due eroi di Moab, che erano come leoni. Discese anche in mezzo a una cisterna dove uccise un leone in un giorno di neve. E qui abbiamo una grande testimonianza, in un giorno di neve, perché in Israele fa neve e il giorno 25 di dicembre, che è creduto da molte che è la nascita di Cristo, è impossibile, perché i pastori con le pecore il 25 di dicembre non vanno fuori, morirebbero tutte. Amen. Invece Cristo è nato nel giorno di primavera, nel giorno in cui nascono gli agnelli, perché il gregge era fuori, i pastori dormivano fuori per protezione dei lupi. Così è, qui ci viene svelata anche questo. Fu un giorno di neve in cui quest'uomo valoroso cadde in un pozzo e insieme a lui cadde pure un leone. Pensate al leone solo dentro un pozzo, cade un uomo, dice: qua c'è cibo fresco, no? E invece lui riuscì a vincere. Così ne vinse due. Vinse due uomini che erano come dei leoni e vinse anche questo leone. E poi domenica scopriremo questi significati di tutte queste cose. Amen. Quindi vediamo che questi uomini fecero delle imprese paragonabili a quelle di Davide. Perché chi è con Cristo Gesù farà le stesse cose. Gesù disse: quello che ho fatto io lo farete anche voi. Non ucciso il leone? Amen. Non ucciso il gigante? Anche quest'uomo le vinsero dei giganti, sempre parente di Golia. Dice: se non ci fu solo un Golia, ma ci furono altri giganti al tempo di Israele. E anche gli uomini che erano stati con Davide, che videro che Davide riuscì a vincere, anche loro vinsero. Perché quello che ho fatto io farete pure voi, anzi ne farete di maggiore, dice il Signore. Amen. Così, poi c'è tutta questa schiera di uomini e così via che noi vedremo domenica, e alla fine arriviamo all'ultimo uomo di questi 37 nominati, che si chiama Uria, il famoso uomo Uria, di cui era moglie di era marito di come si chiamava? Di no, la moglie di quello che poi ebbe Salomone, non mi sto ricordando ora il nome. Uria fu quello che fu ucciso da Davide per prendersi la moglie. Betsabea, una cosa del genere. Ok? Allora, andiamo un attimo a fare il quadro della situazione. Ho fatto oggi poche diapositive, così noi possiamo capire innanzitutto chi sono questi eroi, da quale estrazione sociale venivano, cosa ci insegna la Bibbia su questo. Gli eroi di Davide, ci sono, noi parleremo su 7 eroi, che praticamente la Bibbia ne fa vedere i gesti, ma non oggi, la prossima settimana. Però diamo uno sfondo di chi sono questi eroi e che cosa simboleggiano oggi e quale garanzia ci può dare che ancora noi oggi siamo nel campo del Signore. Amen. A volte molti fratelli lasciano, molta gente anche evangelica, perché credono che tutto quello che gli succede Dio non è con me, no?
Dio non è con me, Dio non mi sta aiutando, e così, e se ne vanno e mollano. Non mollate, non mollate, non molliamo, perché Dio ama la perseveranza. Ora c'è una bella notizia che è successo, che Giovanni, quel fratello che ho portato qua, quel ragazzo che ho portato qua, che da un anno e mezzo non parlava, ha cominciato di nuovo a parlare. La perseveranza, io ho parlato con la mamma, continua a perseverare, Dio ha aperto una via, lascia Dio operare. Dio sa quello che deve fare. Amen. Questo ragazzo interruppe di parlare. Amen. Oggi comincia, da qualche giorno ha cominciato a parlare dopo un anno e mezzo. Si è chiuso in se stesso. Ora, Dio sta facendo il suo corso. Dio lo deve plasmare, Dio sa quello che deve fare. Amen. Io lo sto seguendo, diciamo, di esterno. La famiglia la sto seguendo di esterno. Ma Dio sa ogni cosa. Alleluia. Quindi, ora, cosa ci insegna la Bibbia su questo eroe? Allora, la prima cosa che ci insegna era che cosa? Quest'uomini che erano vicino a Davide, con quello che noi abbiamo letto, avevano un qualcosa di particolare verso Davide. Avevano un'attrazione. Ed era l'amore verso la persona di Davide. Esse si unirono con esse, perché andarono lì? Non è che Davide disse: oh, io voglio bere l'acqua. No, esse appena ascoltarono quel desiderio, oh, se qualcuno mi portasse un po' di acqua da quel posto, appena loro sentirono questo, loro partirono all'attacco dicendo: il nostro re, oh, facciamoci un grande regalo al nostro re, è la sua patria, è lì la sua terra. Amen. E dove è nato? Andiamogli a prendere un po' di acqua. E loro combatterono, andarono lì, portarono l'acqua, ma senza che Davide avesse detto nulla. Quindi, che cos'è che accomunò? Quale fu il più grande desiderio di questi uomini? Fu l'amore che avevano verso Davide. Ora, ogni cosa paragoniamola con noi. Cos'è che ci attrae qua? Ecco, la parola è l'amore verso la parola, l'amore verso l'ascolto della parola, l'amore verso sapere di più verso il nostro sposo. Amen. Un giorno ci fu Abramo, che quando scelse la sposa per suo figlio, mandò un uomo, il suo servo, a prendere questa sposa. E mentre che lui parlava alla sposa del suo figlio, no? Del futuro sposo, perché non si conoscevano. In quel tempo questi matrimoni, oggi noi parliamo, i matrimoni buttati, no? Diciamo, ecco. Allora che succede? Che mentre Eliezer parlava a questa donna del suo sposo che non veniva, lei cominciava a immaginarsene. Quando arrivò lì, che vide quest'uomo, lo riconobbe. Amen. Riconobbe, perché quando vide quell'uomo là, io, ecco, questo è l'uomo che mi ha descritto il servo, perché fece un viaggio, ci fu un viaggio da affrontare per andare lì a suo futuro sposo. Come noi stiamo affrontando questo viaggio? Per lei è stato 3 giorni, per noi è stata una vita, per altri 10 anni. È un viaggio che ognuno di noi abbiamo cominciato, no? E allora è così, che cosa fa la parola? La parola ci spiega come Gesù, ci spiega quando verrà, ci spiega le circostanze. E piano piano che il Signore sta per uscire, perché lui uscì nella campagna, man mano che il Signore sta per avvicinarsi e ritornare, la sua sposa lo riconoscerà. Ecco perché nessuno rimarrà deluso in quei giorni, amen. Ecco perché nessuno si perderà. Perché la sposa è ammaestrata a poter riconoscere i giorni in cui egli verrà. Amen. Quindi cos'è che ci attrae a noi come questi servitori? L'amore per la parola, alleluia. Quindi, ora la seconda cosa per cui essi erano attratti era la causa per cui essi lottavano. Questo è profondo. Perché questi uomini si unirono con Davide? Perché volevano rimettere nelle mani di Davide il regno che apparteneva a lui, perché Samuele unse Davide per essere re. E benché egli era unto, non poteva regnare perché prima di lui c'era Saulo. Allora essi si ribellarono contro Saulo e si schierarono dalla parte di Davide, perché volevano che questo regno tornasse nelle mani sue, e si sposarono alla causa di Davide. Ora, di chi è questo mondo? Noi sappiamo che il mondo appartiene a Cristo, Dio gli ha dato ogni cosa nelle mani, ma per il momento questo re che c'è in questo mondo è Satana, è il diavolo, e gli sta facendo tutto quello che vuole dalle persone. Gli promette ogni cosa e poi gliela toglie, gli promette felicità e poi gliela toglie, gli promette tutto, gli promette progresso, ma nel progresso vediamo che c'è morte. Tutto è modificato, tutto è codificato, tutto ormai ci è completamente chiuso in una trappola. Come dice la scrittura, nessuno potrà né vendere né comprare. Amen. E fu nel tempo in cui Dio liberò l'Egitto che il faraone, dice la scrittura,
raddoppiò le pene di Israele. E così noi vediamo che in questo tempo che Cristo sta per tornare, gli stati che cosa stanno facendo? Hanno portato la gente alla povertà, e questo è un sinonimo, è un segno che Dio sta per tornare. Il faraone cosa disse a Israele? Fatemi gli stessi mattoni, il doppio degli stessi mattoni nello stesso giorno. Ora, una volta la pressione fiscale era il 30%, oggi ce l'abbiamo al 60%. Vedete? Hanno raddoppiato la pressione fiscale al tal punto che la gente chiude. Non possiamo né vendere e né comprare. Ma è scritto! È inutile che ce lamentiamo. Anzi, dobbiamo dire grazie, Signore, che io vivo in questo tempo e che la pressione sta avvenendo. Perché quando verrà la pressione? È il tempo in cui Cristo è alle porte. Ci sono fratelli che hanno passato delle esperienze ora nelle Filippine, che hanno visto i loro stipetti riempirsi di mangiare. Amen. Una grande carestia. William Branham disse, un giorno lui fu, te lo dico qua, lo ripeto perché la sorella non l'ha mai ascoltato, un giorno il profeta, William Branham, era sul monte, aveva detto al Signore, Signore, dice, potessi prendere 3 scoiattole, no? No, potessi, dice, non ho preso neanche uno scoiattolo. Allora il Signore gli voleva e disse, quante ne vuoi? E lui, benché avesse sentito molte volte la voce di Dio, ma per lui era sempre come se fosse la prima volta. E no, gli disse, ne voglio 3. Da dove vuoi che si vengano? Allora cominciò a dire, io voglio che uno venga da quel luogo, da posto in cui lo scoiattolo non poteva venire. E lo scoiattolo veniva, lui gli sparava e moriva, no? Quando lui lo andava a prendere se ne voleva andare perché era rimasto scioccato. Ma il Signore gli disse, non hai detto 3? Non lo mandò finché non... egli, perché dice il profeta, vedete? Quando noi, dice, leghiamo Dio alla sua parola, egli non può venire meno. Se lui ha detto che tutto ciò che tu chiedi è tuo, tu a credere, sorella. La guarigione di tua figlia è tua. La tua guarigione è tua. Credi tu e sarai salvato tu e la tua casa. Perché se tu esci di qua, invece di camminare con i ciacchi che noi abbiamo, ma Dio ti dà di nuovo quella giovinezza, quella possanza, allora quando arriverai a casa, allora qualcosa c'è. Amen. Allora tua figlia comincerà di nuovo a sperare nella sua guarigione. Il vicinato comincerà a vedere, ma come la signora... E oggi è una signorina, amen, che Dio è potente e capace e lo fa. Tu a credere e lo fa. La fede è qualcosa di veramente glorioso. Amen. Quindi, allora, cosa stavo dicendo? Oggi c'è stato questo tsunami, tutte queste cose. Molti fratelli che erano senza mangiare, e c'è stata una carestia in alcuni posti, no, il microfono, in alcuni posti, stanno testimoniando che non avevano nulla a casa, né loro neanche avvicinato. Trovavano le bottiglie di acqua piene e il cibo nella stiva, negli stipetti. Mangiavano, che succedeva? L'indomani ritrovavano di nuovo il mangiare, addirittura anche il caffè. Uno dice, metto questa tazza di caffè, trovo anche il caffè nella tazza. I vicinati che l'avevano sentito questa cosa, hanno cominciato a venire, perché erano affamati anche loro. E Dio provvedeva più mangiare anche per loro, fino a quando... quel pezzo di carestia passò. Dopo, dice, ogni cosa terminò, vedete? Dopo ogni cosa. Oggi i fratelli nel messaggio stanno testimoniando questo per il mondo. Dio è Dio, fratelli. E se William Branham disse, nel momento che verrà questa pressione, la cosa succederà. Amen. Non si va indietro. Alleluia. In Filippine c'è stata questa problematica, dove è stata, che c'è stato il suo... La gente ha riscontrato che la promessa del profeta è vera. In India anche la sorella Shaline, una sorella che non sapeva né leggere né scrivere, cominciò a frequentare la chiesa del messaggio, e un giorno il pastore parlò su questo fatto di Elia, che nell'olio calava neanche la farina, e lei si alzò e disse, ma questo succede a casa mia? E tutti andarono là a vedere, hanno mangiato, hanno bevuto, hanno finito, i barattoli si riempivano di nuovo e pa! Anche i tappi saltavano. Testimoniata anche da molti fratelli che sono andate là. Perché? Amen. È il messaggio della sera, è il messaggio della fine, è il messaggio del profeta Elia, che Dio sta testificando essere la verità. Quindi, cosa hanno fatto questo? Hanno sposato la causa. Qual è la causa? Al tempo di Davide qual era? Ridare il regno a Davide, che Saulo prese. Qual è la causa noi abbiamo sposato?
andare in chiesa tanto per occupare un posto, no, ma è quello di sposare questa causa, di riportare il regno di Dio sulla terra. Amen. Perché questo è il fine a se stesso della scrittura. Il primo fine fu la venuta di Cristo quale bambino. Il secondo fine è la venuta di Cristo quale vittorioso, quale re dei re e signore dei signori. E Zaccaria dice, ancora prima che Cristo nascesse, io vidi il Signore venire con le sue schiere e i santi, che siamo noi la Chiesa, erano dietro di lui. Amen. Già Zaccaria parla di questo secondo di donna. Quindi, che cosa fecero? Sposarono la causa di Davide. Amen. Sì. Andiamo a vedere invece la terza cosa che ci insegna la Bibbia su questi eroi. La loro condizione sociale non descrive nulla di quale famiglia erano, perché a Dio non interessa tu da chi provieni. Se tua mamma è ricca, se sei povero, se sei di quale nazionalità. La scrittura dice che erano tutte persone, che alcune erano infatti Uria l'ittita, poi c'era un altro uomo, ma la maggior parte erano gentili, perché è un simbolo della sposa che è formata da tutte le nazioni del mondo. E guardate di quale condizione sociale erano. Guardate che dice qua Samuele 22:2, e questo ci rallegrerà. Dice che tutte le persone che erano con Davide erano persone che erano in distretta, quindi avevano problemi, indebitate, erano piene di debiti, che avevano una amaritudine nell'animo, capite? Si adunarono appresso a lui ed egli fu il loro capitano. Ora Cristo non è il nostro capitano. Di quale gente si è cercato il Signore Gesù? Di gente brava, di gente che studia, di gente, uno che non ha problemi non può dare gloria al Signore. Uno che non passa per una prova non può dare gloria al Signore, fratelli. Amen. Ma questa già, affinché tu possa avere fiducia in quell'uomo, in Davide, è perché tu già venivi da una problematica di vita. Per esempio, essi erano in distretta, erano in amaritudine, erano indebitati con lo Stato, cioè pensate, e si radunarono appresso di lui ed egli fu il loro capitano, e si trovarono con lui intorno a 400 uomini. Oggi siamo un milione che siamo attorno alla causa di Cristo. Amen. Guardate di quanti uomini. Ora andiamo ancora avanti. Ora ancora, cosa ci insegna? Un altro punto, il loro punto d'incontro. Quale fu il loro punto d'incontro? Che cosa avevano tutti questi eroi da spartire fra loro? Fra loro niente. Ognuno veniva da un'estrazione diversa, ma il loro punto d'incontro era Davide. Infatti, che successe? In 2 Samuele 21, 15, 17, che poi lo potete andare a leggere, successe che Davide, essendo vecchio, uscì anche lui a combattere. Ma che successe? Che ci fu un uomo, forse uno dei Golia, del discendente di Golia, che lo stava per uccidere, che era stanco. Allora dice così: ma Abissai, il figlio di quello che è, venne in aiuto del re, colpì il Filisteo e lo uccise. Allora gli uomini di Davide gli giurarono: tu non uscirai più a combattere con noi, affinché non si spenga la lampada di Israele. Vedete, dice: tu non uscirai più, perché se tu ti spegni, ogni nostra cosa finisce. Ora, la lampada noi sappiamo che è un simbolo della parola di Dio. La tua parola è una lampada a mio piede, ma la lampada è anche il simbolo dei profeti. Amen. Che cos'è che ci accomuna il fratello Branham? Perché noi sappiamo che egli è la lampada di Dio per la nostra epoca. I sette messaggeri, i sette occhi di Dio, i sette spiriti di Dio, come dice la scrittura in Apocalisse, mandati per tutta la terra. Cioè, tu dici, non, perché non si può spegnere la lampada? Perché se tu ti spegni, finisce la tua testimonianza, finisce, finiamo anche noi. Allora noi perché siamo qua questa mattina? Affinché ancora teniamo viva questa testimonianza, affinché questa lampada non venga mai spenta. Se noi amiamo il Signore, fratelli, possiamo stare tranquilli che questa testimonianza rimarrà sempre viva e saremo eroi. Amen. Quindi, e ancora, una cosa bella, fratelli, in quale momento si unirono queste persone con Davide? Davide non è che quando loro si aggregarono a Davide era una persona che era famosa
Guardate che dice la scrittura. In 1 Samuele 22:1 dice: poi Davide partì di là e si rifugiò nella caverna di Adullam. Perciò lui era un fuggiasco, era un uomo scappato. Non si unirono perché aveva vinto Golia. Dice: oh, ma lui era un fuggiasco. Quando i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre lo seppero, scesero laggiù con lui. Quindi, quando egli seppero dove era rifugiato, andarono insieme a lui per dividere lo stesso vituperio, lo stesso destino. Ora, quando noi ci siamo uniti con Gesù, no, fratello Brian dice: oggi Gesù, come 2000 anni fa come lo fu Davide, è un fuggiasco. Egli fu un fuggiasco, egli dovette fuggire di città in città, perché lo volevano prendere per ucciderlo, dice la scrittura. Ed egli scappava da un luogo all'altro. A quale uomo ci siamo uniti? Noi sappiamo che sarà re. Noi, come quest'uomo in eroe, sapevano che lui un giorno avrebbe ereditato i regni e lottato per quella causa. Ma nel tempo in cui loro si sono uniti, Gesù era un disprezzato. E voi mi dice: io preferisco stare con i disprezzati del Signore. Queste sono coloro che seguono Cristo, ma nello stesso tempo sono eroi. E domenica noi studieremo le sue gesta e vedremo perché, dai loro nomi, dalle sue gesta, vedremo il significato profondo perché essi furono eroi, e lo vedremo anche nella nostra vita. Ma nello stesso tempo vedremo anche degli aspetti del Signore Gesù Cristo in queste fratelle. Amen. Ora ascoltiamo, leggiamo dal profeta, fratelle. C'è della dispersione? Ok. Ascoltiamo ora cosa dice il profeta in merito. Vediamo. Questa era l'ultima. Ora, ecco, qual è la... Ora, l'ultima cosa, così anche per finire, abbiamo detto prima, con chi combatteva Davide? Combatteva contro i Filistei. Infatti la parola Filistei, termine filisteo figurativo, sta ancora oggi, soprattutto nei paesi dell'area anglosassone, a indicare una persona meschina, conformista, gretta, cioè avaro, ed è dominata dall'interesse economico. In questo senso il termine fu adoperato la prima volta nel XVII secolo, dice, dagli studenti tedeschi per indicare il ceto borghese. Questo è qua. Quindi ecco chi sono i Filistei di oggi. È il mondo che ci rappresenta. Un mondo materialista, un mondo che è avaro, un mondo che non dà nulla, che ti sprema, amen. E ancora oggi però c'è una classe di persone che ha rigettato la guida del Saulo moderno, che è andato contro, perché se tu hai scelto un altro capo, devi rigettare per forza l'altro capo. E noi sappiamo che questo mondo è nelle mani del diavolo. Noi, allontanandoci da lui e prendendo la causa di Cristo, abbiamo dichiarato guerra a ogni potestà. E il nemico lo sa e ci fa guerra e ci combatte ogni giorno. Quindi stiamo, come fece quell'uomo nel campo di lenticchie, amen, al centro, né a destra né a sinistra. Facendo cosa? Difendendo la nostra primogenitura, difendendo la nostra elezione. Amen. Io su questo sto. E su questo ognuno di noi sta, e su questo non ci smuoviamo. Amen. Alleluia. Quindi, ora vedete cosa, ora ascoltiamo cosa dice il profeta. Dalla predicazione, perché la piccola Betlemme. La parola Betlemme vuol dire la casa del pane di Dio. E Gesù nacque in Betlemme, perché? Perché lui era il pane della vita. Io sono il pane che discese dal cielo, e il pane ha bisogno di una casa. E la casa fu Betlemme, fu quello il luogo che Dio si scelse. Ora il profeta dice questo. Ora dice: un altro grande avvenimento che non vorrei dimenticare di citare è quando Davide passava il suo periodo peggiore, quando era fuggiasco, vedete come abbiamo detto noi. Era già stato unto e sapeva cosa doveva essere. Era già stato unto. Doveva essere re, Dio l'aveva detto, eppure veniva odiato. Egli stava tra due grandi fosse, i Filistei da una parte, quindi il mondo, e dall'altra c'era Saulo, che era un uomo senza una. Allora, e dall'altra parte c'era Saulo. Chi era Saulo? Era un suo stesso fratello, non di carne, ma di nazione, ebraico. Quindi questo ci fa capire noi con che cosa dobbiamo lottare tutti i giorni. Noi lottiamo con il mondo e lottiamo con i fratelli, che ogni giorno vorrebbero che noi cadessimo, ogni giorno vorrebbero vederci nella fossa. E Davide dice: Davide si ritrova ad essere un uomo senza una nazione, proprio come la Chiesa, la vera vivente Chiesa di Dio, senza denominazione né altro. Essa sta sola, dice, ma eppure ha avuto l'unzione versata su di sé.
Amen. Ella sa di cosa si tratta. Il vero eletto sa la posizione in cui è. Dice, ma sei solo, ma non viene nessuno, eh? Il vero eletto sa la posizione che occupa. Amen. Alleluia. Come al mondo può mai venire a compersi col diavolo su entrambi i fronti che mira a Davide? Dice, egli si era rifugiato nella roccaforte del deserto e in caverne, cercando di nascondersi come una roccaforte del deserto. Allora, cercando di nascondersi con una piccola banda di fedeli guerrieri. Quei pochi che credevano come lui, ma quegli uomini credevano a Dio e che quell'uomo sarebbe stato re. Vedete? Dice, come? Dice. Questi uomini, dice, sono andati dietro a Davide perché sapevano che egli un giorno sarebbe stato re. Amen. Così è per i credenti di oggi, i quali stanno nascosti da un luogo all'altro, ma nonostante ciò essi sanno che deve essere lui re. Non mi importa chi sarà il prossimo presidente, dice fratello Branham, ma io so che egli sarà re. Amen. Quindi dice, allora, eppure c'è un popolo che crede in Dio e che rimane saldo nella sua propria posizione, come mai hanno fatto, dice. Non importa chi viene o chi va, lo stesso loro credono a Dio, Dio ha ragione, e si tengono le mani immutabili di Dio, amen. In mezzo alla battaglia, in mezzo alle lacrime, in mezzo alla malattia e alla morte e così via, essi ancora tengono la mano dell'immutabile Dio, sanno che lui sta per diventare re. Dice, vedete, non importa se siamo nella malattia, nel problema, se siamo nel fango, se siamo nella disperazione, essi ancora tengono la mano su Dio perché sanno che un giorno egli sarà re. Amen. E quando egli fu re, la prima cosa che fece Davide, andò a cercare tutte quelle persone che hanno lottato per lui. E li fece re di capitani, gli diede città, gli diede premi. Questo è quello che farà Cristo quando tornerà. La prima cosa che farà, andrà a cercare i suoi, quello che sulla terra hanno patteggiato per lui, perché Davide era nascosto, ma loro andavano a combattere. Oggi Cristo non c'è sulla terra, c'è il suo spirito, e lo spirito è nei suoi figlioli, in questi guerrieri, che stanno continuando l'opera di fare che? Di informare alla gente che Cristo sta per tornare. Quando egli tornerà, fratelli, amen. Quando egli tornerà, andrà a cercare i suoi per premiarli. Nessuno, disse Gesù, perderà il suo premio. Amen. Quindi la gente di oggi ride e si fa beffa di loro, li chiamano santoni, ma quei guerrieri di Dio restano fedeli e al posto di dovere. Vedete? Non è la Chiesa che chiama santone l'altro fratello, non è la Chiesa che denigra l'altro fratello, ragazzi. La sposa non combatte sposa, ma è il mondo. Sono i farisei, come vogliono chiamare, sono la gente di fuori che punta il dito sulla sposa, ma la sposa non accusa nessuno. Amen. Potreste definirli un gruppo di guaritori, potreste chiamarli un gruppo di fanatici o come gradite, essi si attengono a quel re. Sanno che lui sta per venire in potenza, benché prendono il suo nome in vano, deridono e si fanno beffa, chiamano il popolo che crede in lui, il gruppo di esiliati e di rifiuti, questo non dà loro il minimo fastidio, restano fedeli al posto di dovere. Capito? Restano fedeli a posto di dovere, ne vogliono chiamare come vogliono, noi rimarremo fedeli a posto di dovere. Amen. Alleluia. I guerrieri che erano con Davide stavano a suo fianco. Se un filisteo si faceva avanti, dovevano combattere. Se lui si faceva avanti, dovevano combattere. Amen. Chiunque fossero, furono raccolti da ogni parte. Il povero Davide, nella sua mente tutta confusa, pensava: com'è possibile, Signore? Vedete? Ecco, il simbolo di un uomo che può essere confuso. Ma come può essere, Signore? Sapete, i conduttori a volte passano delle cose che la congregazione non immagina che esse stanno attraversando. Quando pensate alle promesse che Dio ha fatte, perché allora non vengono a compiersi? Essi non ne parlano alla loro assemblea, dice il profeta. Non ne parlano alla gente con la quale si uniscono. Ma ci sono molte pene nel cuore di un vero predicatore, dice, che uno non le va a raccontare, no? Ora io lo voglio leggere tutto d'intero questo, queste 3, 4, 5 pagine, quelle che sono, perché William Branham, sapete, quando uno ha un dono, tipo uno scultore, cosa fa lo scultore? Lo scultore in un masso, in una pietra, in qualcosa, vede cose che noi già non vediamo. Tu quello in una pietra ti vede, che ne so, una scultura, una testa, è un dono che hai lui. Dice, tu che vedi? Io non vedo niente. Lui già in quella forma, in quel pezzo di cose, riesce a uscire fuori
ciò che la sua mente immagina, no? È un dono, così è il musicista, così è il pittore, che riesce a prendere la fotografia di un panorama e a metterla su, e così è un predicatore. William Branham, quando ci parla di queste cose, ha quella capacità che molti non hanno, che lo Spirito di Dio lo trasporta in quel momento e ci fa veramente toccare quello che fa, quello che Davide stava passando in quel momento. Quindi non è solo una storia narrata, ma è lo Spirito che lo trascina indietro e ti mostra veramente quello che Davide sta passando in quel momento. Io voglio che proprio noi dobbiamo entrare in questo, capire, sì, Davide è un grande eroe, ma quanto è costato a Davide essere un grande condottiero? Quanta fatica gli è costato? Poteva rimanere lì con il suo greggio? No, Davide lo chiamò, e dal momento che lo chiamò, i suoi guai cominciarono. Amen. Quindi, ora dice, i guerrieri che erano con Davide stavano al suo fianco, Davide stava là con la gola secca, dice, mentre si era in piena estate. I filistei traevano vantaggio dalla divisione tra Davide e Saul. Chi ne trae vantaggio dalla nostra divisione? I filistei, il mondo. Saulo cercava Davide dappertutto, così come i filistei, i quali pure cercavano gli israeliti. Si parla di un tempo di confusione come quello attuale, dice. Davide si rifugiò in quel piccolo luogo, in quel piccolo rifugio, ovunque riuscisse ad andare, nelle piccole roccaforte che lui riusciva a occupare. Così egli risalì il monte, con quel caldo di metà estate, quando il calore era tremendo, e aveva la gola arsa, con pene e apprensione nel suo cuore, e si domandò, «Oddio, com'è possibile? Tu hai versato quell'olio su di me, non perché ho scelto me stesso, ma tu mi hai scelto». Signore, ma com'è possibile? Tu mi hai scelto essere re. E io mi trovo che ammucciato dentro le ammucciato, mi trovo con un tumore addosso, mi trovo che ha prostata, mi trovo che confusione in testa, mi trovo che sono barcollante, mi trovo che mi mettere una protesi. Ma come? Con tutto ciò egli era stato unto. Capite? Il profeta dice questo. Ma come? Dice. Quindi era questo che attraversava il suo cuore, dice. Tu mi hai scelto, perché mi hai chiamato dal pascolo delle pecore laggiù e mi hai detto che mi avresti fatto servire il tuo popolo, mentre invece mi hai disposto le fiamme tutte intorno, dice, era questa che attraversava nel suo cuore. Egli sedette sul monte e guardava in basso dove i filistei erano venuti e si erano presidiati in Betlehem, nella sua piccola casa, così la sua cittadina era sotto il governo e il controllo nemico. Non solo questo, ma la casa del suo stesso padre, la casa di Jesse, era soggetta alla schiavitù verso i filistei. La sua stessa nazione, la sua stessa chiesa era contro di lui. Combatteva contro il nemico, lottava contro la gente di chiesa, non perché lo volesse, ma perché era costretto a farlo. E molte volte noi siamo costretti a fare e a dire cose che non vogliamo dire da vero conduttore spirituale. Invece questo è costretto, dice, a farlo. Egli deve prendere la sua posizione e mostrare i propri colori. Io sceglierò la via di quei pochi disprezzati del Signore, diceva colui che scrisse quel cantico. Era senza dubbio una giornata calda e lui camminava avanti e indietro, guardando quell'ampia vallata lunga 25 miglia. C'era la casa del suo stesso padre che serviva i filistei. Laggiù c'era Saulo. Ed ecco qui questo, seduto a occupare la posizione di mezzo. Si vedeva quel grande tempo in cui Israele era tutto disperso e la chiesa era suddivisa, come dire, in diverse denominazioni. Davide stava là senza sapere che fare, eppure riconosceva che l'unzione era su di lui. Essi sapevano che l'unzione c'era, sapevano che Davide doveva diventare re. Alleluia, dice il profeta. Amen. Noi sappiamo chi dovrà diventare re. Non importa chiunque sia presidente, io so chi sarà il re. Egli sarà il re. E riconosco che occorre qualcosa per esistere. Ma Dio mi aiuta a chiudere i miei occhi per le denominazioni e tutto il resto. E vedere al di là con la vista spirituale che lui è il re futuro. Amen. Io lo servirò, dice il profeta. Se è morte, lasciatemi morire. Se è la mia famiglia, i miei cari, la mia denominazione, è tutto, lasciate che io la serva, starò con lui. Questi sono i guerrieri di Dio, simili a quelli che servono con Davide, che tenevano le mani sulla propria spada e camminavano tenendo l'abbraccio. È in questo modo che camminano i guerrieri di Dio. Pronti, non la spada a ammazzare un fratello. La spada è la parola di Dio. Amen. È lì. Io non toccherò. Allora, il nemico dice, devi bere un sorso per essere più socievole. Io non toccherò le tue cose impure. Amen. Ecco il nemico che è. Ecco il nemico ed ecco il guerriero di Dio. Il nemico viene per persuaderti. Ma perché vai indietro? Non ci iri? Ma che fai? Ma il vero dice, no, io sarò lì sul campo
di dovere. Amen. Oh, perché non riuni, allora, oh, perché ti riunisci a quella vecchia roba di Sant'Ona a quello che credi? Io crederò a Dio e gli resterò fedele. Ecco chi sono i guerrieri, in 12 profeta. Cioè, oh, non esiste una cosa come la guarigione divina. Molti dicono, ma che fa Dio, guarisce la medicina? No, non è vero. Dio guarisce, amen. Anche i medici lo dicono. Noi possiamo curare, ma chi guarisce è Dio. Anche a Carmelo gliel'hanno detto. Noi non guariamo nessuno, perché è la stessa cosa che mettiamo a te, lo stesso farmaco che mettiamo a te lo mettiamo a quello, ma tu vivi e quello muore. Come mai? Se noi eravamo curatori, lo stesso farmaco faceva effetto, allora c'è qualcosa. Amen. È Dio. Dice, noi possiamo solo aiutare la natura, ma chi guarisce è Dio. Amen. Vedete? Allora. Quindi. Non c'è una simile cosa come il battesimo dello Spirito Santo. Quei giorni sono passati e ciò che tu pensi io l'ho già ricevuto, dice il profeta. Sei troppo in ritardo per dirmelo. Loro sapevano che l'unzione stava su quel piccolo individuo dall'aspetto rozzo e sapevano che doveva essere re. Ma Davide era turbato nella sua stessa mente. Me lo posso immaginare. Perché Saulo cercava Davide? Perché sapeva che gli avrebbe rubato il regno. Perché il diavolo cerca i figli di Dio? Perché sa che noi dobbiamo ereditare questa terra e lui dovrà andarsene. Ecco perché cerca in tutti i modi di farci la pelle. Amen. Quindi, allora, ma Davide era turbato nella sua stessa mente, me lo posso immaginare, studiamolo per un minuto, dice il profeta, mentre va laggiù, si siede, guarda in basso e pensa, Betlehem, mia amata città, guarda là, dove le grandi cose di Dio hanno avuto luogo, dove nacque il padre del mio padre, dove la nonna della nonna della nonna di mia nonna gridò in quel tempo della nascita di Giuda. Infatti, quando fu al tempo di Giacobbe, quando la moglie di Giacobbe partoriva i figlioli, no? I 12 patriarchi. Quindi, allora, dalla cui tribù io vengo, ma oltre a questo c'è qualcosa di soprannaturale. Esso gridò il luogo e ivi Giosuè lo dispose, proprio in lei. E attraverso là vennero tutte queste cose. Doveva essere così, dice, io ero un pastore e tu hai versato l'olio sul mio capo. Dicesti che sarei diventato re e ti credo, amen. Poi lui va a guardare là in basso e pensa, bene, laggiù è la mia piccola città dove nacque, quel gruppetto con cui stavo in quegli ultimi giorni. Sarebbe meglio se il metodista guardasse indietro ai buoni vecchi giorni, dice, quando erano pochi e distanti fra le piccole scuole qui in America. Cadevano sotto la potenza di Dio e si gettavano loro l'acqua in pace per poterle farle rinvenire, dice la storia. Sarebbe meglio pure per voi battisti di guardare indietro da dove siete venuti. Nel mezzo della battaglia Davide cominciò a pensare. Oh, mi pare di ricordare quelle sere in cui mi stendevo sul pendio e mi rammento quando osservavo le stelle, mentre esse salivano e come Dio parlava al mio piccolo cuore di ragazzo. Posso ricordare quando un giorno ero così preso nello spirito, guardando le nuvole e le verdi pasture combergenti, al punto che sotto lo spirito cantai ad alta voce, il Signore è il mio pastore e nulla mi mancherà. Sì, quando anche io camminassi nell'ombra della valle della morte, non temerò alcun male, perché tu sei con me. Amen. Oh, qui lui era nella gola della morte, di entrambi i lati. Sì, quando anche camminasse all'ombra della valle della morte, quei buoni giorni di quel tempo quando lo Spirito era con me, quando Dio era con me, cantavo le sue lodi e mi rallegravo di lui. Siamo così. Quando tutto ci va bene, cantiamo, facciamo. Quando tutti ci cominciamo a pensare, così Davide cominciò a pensare, ma benché era in questa distretta, noi comprendiamo che Dio era sempre con lui. Questo ci fa comprendere che se tu sei nella distretta, ricordati che Dio è sempre presente. Amen. Rammento quando cantavo le sue lodi ai giorni della mia fanciullezza, mentre pascolavo le mie pecore. Oh Dio, riportami in quel posto, riportami al mio primo amore, riportami indietro e ridammi il mio bastone di pastore, ridonami il mio gregge di pecore, lasciami vagabondare per adorarti. Amen. Certe volte noi pensiamo questo quando però siamo nel mezzo della battaglia. Qualcosa deve essere fatto. Una volta eravamo ragazzi, ma ora siamo uomini maturi. Il combattimento è in corso. Mi ricordo quando la segatura bolliva sul pavimento e la gente gridava e schiamazzava e non potevano agire in lungo in nessun punto. Ma non è la condizione di oggi, dice il profeta. La battaglia è accesa. Oh, non è più William Branham, il piccolo predicatore, tu devi produrre qualcosa. Sì, Signore, deve essere qualcosa di diverso. Il tempo è in corso, la battaglia è in corso, la fase più calda è in corso. Amen. La potenza deve essere liberata e la gente, chiunque si è trovato scritto nel libro, amen,
Ora è venuto il tempo. Questo è il tempo che chiunque è scritto in quel libro deve venire fuori. Amen. Alleluia. Davide con tutte le sue pene camminava avanti e indietro pensando, oh che giornata calda, oh fa così caldo, oh Saulo potrebbe venire da questa direzione, i Filistei da quest'altra, gli eserciti erano tutti intorno e qui stanno seduti all'entrata di una caverna, pensate, all'entrata di una caverna, il grande unto di Dio nascosto in una grotta. Oddio, com'è possibile? Oh, vorrei bere un sorso, così la sua mente tornava laggiù alle porte di Betlehem, dove c'era un pozzo. Non c'era acqua simile a quella di quel pozzo. Sapete, la Palestina ha acqua non buona, essi hanno acque cattive, che provocano la febbre, cause di acque sporche e cose simili. Gran parte dell'acqua è alcalina e vi ucciderebbe, dice. Ma Betlehem è pure la sede provinciale dell'acqua, non c'era acqua simile a quella che c'era in Betlehem. Davide soleva pensare, quando riprenderò le mie pecore e la mattina uscirò, andrò a bere presso quel vecchio pozzo. Oh, quando è fresco e dolce, e come calma la sete. Ora la sua gola era untuosa, oh, se solo avesse un sorso d'acqua. I suoi guerrieri, egli gridava nella sua disperazione, oh, se qualcuno mi potesse portare ancora un sorso di quell'acqua. Oh, dopo aver pianto tutti i giorni della sua fanciullezza e delle vittorie, e vedesse nel luogo dove egli sedeva tra le fiamme, lui urlava, oh, se qualcuno potesse portarmi dell'acqua da Betlehem. Ora, i suoi guerrieri non potevano interpretare il suo pensiero, ma fratello, essi l'amavano con tutto ciò che c'era in loro. Questo fece di questi eroi, perché amavano quell'uomo. Il più piccolo dei suoi desideri era un ordine per loro. Tre dei suoi possenti guerrieri sguainarono le loro spade, scivolarono fuori dal campo e si incamminarono per 25 miglia. Davide, vedendosi andare indubbiamente, gli chiese dove vanno, che hanno fatto, dove si recano. Non sanno che rischiano la vita. Essi stanno nelle gole della morte, attraverso una linea di 25 miglia, ovunque poteva esserci un agguato, e le spade scintillavano e gli scudi risuonavano. Ma il loro uomo, il loro fratello, di cui essi credevano che sarebbe divenuto re, desiderava avere dell'acqua. Amen. Oh fratello, mi domando se i guerrieri di oggi vogliono aprirsi un varco tra il formalismo, tra i dubbi e l'incredulità. Ce lo vogliamo aprire, questo varco? Amen. Nessun dubbio, nessuna incredulità. Diceva il profeta, oggi ci fossero oggi nessun dubbio. Amen. Nessuna incredulità. Oggi Dio vuole venire, Gesù vuole trovare dell'acqua nella sua Betlehem. Chi è la casa del pane di Dio? Se Gesù è il pane della vita, chi è la casa che può ospitare? Siamo noi, noi siamo la casa. Noi siamo l'ospite che può ospitare. L'ospite non è quello, io pensavo che l'ospite è quello che viene di fuori. Invece l'ospite sei tu, perché ospiti chi ti viene a trovare. Ecco, l'ospite siamo noi, la casa siamo noi. Amen. Dio viene per attingere dell'acqua. Amen. Quindi senza dubbi, senza incredulità, per ristorarsi alla presenza del Signore, per i suoi desideri. Il minimo dei tuoi desideri, sia che si tratti dell'Africa, dell'Indo, per andare in strada, ovunque sia, il più piccolo dei tuoi desideri, Signore, è per me un ordine. La morte non significa nulla per noi, la popolarità, eccetera, non significa nulla. Si tratta di adempiere i tuoi desideri. Ecco i guerrieri che stanno al suo fianco. Se mi chiamano Santone, se mi chiamano con altri nomi, se mi diffamano, se mi cacciano per strada, non mi importa. Il tuo desiderio è per me un comando. Questo è il vero soldato. Amen. Alleluia. Che cosa fecero? Lottarono lungo il loro cammino finché arrivarono a quel pozzo. Immersero il secchio nell'acqua e tornarono indietro, combattendo, aprendosi la strada a destra e a sinistra, finché giunsero alla presenza di Davide. Dissero, ecco mio signore. Oh, come? Un uomo che si trovava in disgrazia, un uomo odiato dalla chiesa, un uomo odiato dal re, un uomo odiato dai filistei, un uomo che era odiato quasi dappertutto, ma il piccolo gruppo che lo seguiva sapeva che lui sarebbe stato un futuro re. Amen. Oggi so che cantiamo grandi cantici, costruiamo grandi chiese, abbiamo grandi corali e così via, le odiamo così, ma Gesù disse, nei vostri cuori siete lontani da me perché insegnate dottrine che vengono da uomini. Lasciate che lo Spirito Santo entri. È come qualcosa nella chiesa e vi butteranno fuori. Non lo vogliono, non vogliono il Signore, non vogliono la potenza, hanno paura. Ma noi quello che ricerchiamo qua cos'è? Noi ricerchiamo la potenza di Dio. Noi siamo qua perché vogliamo che se un fratello entra malato, esca guarito. Che la potenza di Dio trasforma il nostro cuore. Amen. Alleluia. Quindi. Quindi,
Ma ci sono guerrieri che credono in lui, che egli sta, allora, ci sono guerrieri che credono in lui e guerrieri che gli stanno accanto, con la comprensione spirituale, come laggiù nella piccola Betlehem. Vedete, certo che è così. Davide raccolse il secchio dell'acqua, lo guardò e la Bibbia dice che lui la versò a terra dicendo: Signore, sia lontano da me da berla, perché i miei guerrieri hanno messo in pericolo la propria vita per andare a prendere quest'acqua. C'è il sangue di uomini, non posso farlo. E quest'acqua dolce per cui hanno rischiato la loro vita e l'avevano oltrepassato la linea nemica per andarla a prendere, Davide, dice, la sparsa al suolo come una libera e volontaria offerta al Signore. Non ne aveva intenzione, dice. Ma essa era per adempiere ancora una volta la scrittura, perché benché Gesù da Betlehem sia il pane della vita, egli è pure l'acqua della vita, sicuro che lo è. E che cosa fece lui? Egli venne rappresentato sia da Davide che dai guerrieri. Ecco perché vi ho detto, infatti Gesù venne rappresentato sia da Davide che anche dai suoi guerrieri, perché ogni guerriero porta in sé un qualcosa che ha a che fare con il Signore Gesù Cristo. E noi questo studieremo la prossima domenica. Amen. Quindi, egli è pure la quale, quindi, dato che lui era il re ed anche il guerriero che venne e passò attraverso la linea nemica, amen, essi vinse la morte, egli vinse l'inferno, egli vinse il sepolcro, versando il suo stesso sangue affinché Giovanni 3,16 potesse essere adempiuto, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo stesso figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi, chiunque crede, essi credevano in Davide. Noi crediamo nel Signore Gesù Cristo. Alleluia! E inoltre egli non ci ha dato l'acqua che lo rappresentava, ma era lui l'acqua per il popolo che periva, sì che esso potesse avere vita. Come lo fece? Attraverso il suo stesso sangue, versandolo, non spargendolo per caso, esso lo sparse liberamente a Calvario, dove essere passato oltre ogni linea nemica, e riversò il suo sangue di vita affinché potesse essere il contenitore del pane del mondo. Amen. C'è una fonte ripiena di sangue tratta dalle vene dell'Emanuele. Quando i peccatori si immergono nel flusso, dice quel cantico, perdono ogni macchia di colpevolezza. Amen. Ecco perché lui nacque a Betlehem. Per questo dovette venire, perché lì era il centro del pane, il pane della vita, era il centro dell'acqua, perché egli è l'acqua della vita. In Gesù c'era sia il pane di vita che l'acqua di vita. Perciò egli dovette venire e nascere in Betlehem. Tu, Betlehem di Giuda, non sei la minima tra le grandi città? Sei solo una creazione piccola e ordinaria, qualcosa di minimo. Ma da te uscirà il dominatore, dominatore, colui che vincerà, uno che domina, che da Ab antico, già dall'eternità in eternità, il suo primiero sta andando in avanti da sempre e da eternità in eternità, perché lui già fu programmato che doveva venire. Amen. Dio nella sua infinità onniscienza ha ordinato ogni cosa, ha ordinato da dove doveva venire, da chi doveva nascere, quale sarebbe stata la città. E qui sarebbero stati i contenitori di questo pane. Io, tu e gli altri, tutti quelli che siamo qua, saremmo stati i contenitori del suo spirito. Amen. Alleluia. Ecco perché nacque in Betlehem. Oh Gesù, dice, oh, dice. Amen. Ecco perché nacque in Betlehem di Giuda. Là fu allevato. E fratello mio, il luogo in cui egli vuole essere allevato oggi è nel vostro stesso essere. Dove Dio oggi vuole che nasce Gesù è nel nostro stesso essere, è dentro di noi. Amen. Alleluia. Affine di potersi manifestare in noi. Amen. L'acqua della vita per un popolo che perisce e il pane della vita per un popolo affamato. Egli è il pane e l'acqua della vita, le quali sono due cose essenziali per la vita di un uomo, pane e acqua. Amen. Fu promesso, certo, e infatti chi si dà il pane e acqua? Ai prigionieri. E noi non siamo prigionieri di questo mondo. Paolo disse, lui era prigioniero di Gesù Cristo, noi siamo prigionieri oggi, ma è venuto qualcuno a scioglierci e a farci suoi prigionieri. E come si nutrivano i prigionieri con pane e acqua? Ma noi abbiamo un pane che è molto più prezioso, è la parola di Dio, e l'acqua che è ancora più preziosa, è lo Spirito di Dio. Pane e acqua. Amen. Alleluia. Quindi, e allora? Egli è il pane e l'acqua della vita, le quali sono due cose essenziali per la vita di un uomo. Pane e acqua, fu promesso, certo. Chiniamo i nostri capi solo un momento e nel far così vorrei la vostra totale attenzione. Siete mai stati a Betlehem stamane? Se non siete mai stati a Betlehem, vedete, fu chiamata anche Betlehem di Efrata, perché Efrata vuol dire la radice.
e viene dalla parola hemp, che vuol dire la radice. L'antico distretto veniva chiamato Efrate, che significa il principio della vita. E Cristo disse: se dimorate in me, io sono via, vite, e voi siete tracce. Egli è la radice di ogni vita. Amen. Se non siete mai andati a Betlemme, frate, veniteci stamani e accettatelo come vostro Salvatore. Amen. E lui vi perdonerà dei vostri peccati. Volete alzare le mani a lui e dire: Signore Dio, abbi ora pietà di me. Venga Gesù con tutto il cuore, venga alla tua Betlemme, all'acqua e al pane della vita. Lo accetta ora come personale Salvatore. Il Signore ti benedica, giovane laggiù. Il Signore ti benedica, Dio ti benedica, piccolo ragazzo. Amen. Alleluia. Amen. Signore, ci benedica. Se vuoi andare a Betlemme, amen, vai. Entriamo in questa Betlemme spirituale. Siamo dei contenitori. Amen. Siamo degli eroi. Vedete chi erano questi eroi? Questi eroi erano gente di nulla, gente con problematiche, gente che venivano da debiti, gente che venivano da depressione, gente che non avevano nulla da spartire con la società. Essi vollero andare dietro quest'altro re, il Signore Gesù Cristo, e quando essi vinsero, essi ricevettero un grande premio. Noi stiamo per ricevere un grande premio. Il primo è la vita eterna, il secondo, come dice la Scrittura, beati pure, beati semplici, perché essi erediteranno questa terra. Signore, ci benedica. Ci alziamo, un momento, amen. Vogliamo essere veramente oggi ancora una volta ripieni di lui. Amen. Una cosa, di che è successo? Ah, perché deve andare in ospedale? No, tu non la sai. No, ma tu devi andare in ospedale, sorella. Non ti preoccupare, sorella. Sorella, non è... Ascolta. Ma non ti preoccupare. Surozza, no? Allora, il fatto che uno può mancare una settimana, sorella, non fa niente. Non fa niente. Infatti, Dio è con te. Dio è con te, sorella. Non ti preoccupare. Dio conosce già il tuo cuore, vedete? Amen, amen. Il tempo che la zia uscirà dall'ospedale, sei di nuovo con noi, sorella, non ti preoccupare. Perché che cos'è che ci piace? Stare qua, in questo momento che siamo qua, amen. Ci rallegriamo il cuore, dimentichiamo ogni pensiero, sappiamo che abbiamo un Dio vivo nel cielo, amen. E che risponde a ogni nostra preghiera. Egli ci ha fatto prigionieri suoi, amen. Abbiamo quel desiderio veramente di lasciare ogni cosa e stare con il Signore, alleluia. Egli ci sta facendo i suoi prigionieri, dandoci pane e acqua, ma non quella che dà il mondo, che a volte la danno piena di microbi e cose varie, ma un'acqua pura, un'acqua bella che addirittura tre degli eroi di Davide andarono lì per andarla a prendere. Amen. Tanto era il desiderio. E così è il desiderio della Chiesa. Come Davide bramava quei giorni antichi, così la Chiesa brama vedere uno. Gesù disse: voi bramerete per vedere uno dei giorni del figliolo dell'uomo. Quando noi leggiamo nella Scrittura che Gesù guariva, non bramiamo del Signore, anche oggi tu sei più che capace di farlo. Amen. Alleluia. Anche oggi tu sei più che capace di guarire ogni cosa. Amen. Alleluia. Allora, la sorella sta rispondendo all'invito. Amen. La prostata, cos'è la prostata? Cosa sono queste cose che Dio non può ora in questo momento guarire? Amen. La sorella ha un desiderio. Il Signore conosce il suo desiderio. Amen. Alleluia. Nel suo desiderio c'è la figlia, nel suo desiderio c'è anche la sua guarigione. Amen. Egli è l'acqua, egli è la nostra acqua. Gloria a Dio. Egli è il nostro pane. Amen. Rispondiamo al suo appello. Egli dice, ora egli vuole che tu sia il suo contenitore, che egli possa nascere nel tuo cuore. Amen. Alleluia. Signore ti benedica Lina per il desiderio che hai nel cuore, non temere, Dio con te. Signore ti benedica sorella, accettalo nel tuo cuore, prendilo nel tuo cuore. Amen. Egli sa quello che deve fare, anche per Salvatore, per papà. Egli è qua, per i fratelli che sono a casa, per le loro problematiche, per chi ascolterà. Amen. Noi abbiamo un grande Dio che ci chiama nel suo esercito, un esercito del fare, non solo del parlare, ma un esercito del fare rivivere questi grandi momenti della Bibbia. Alleluia. Signore, ci benedica, ci rallegriamo e possiamo dire solo: Padre,
Grazie, Signore. Grazie, Padre, ancora in questo momento che tu ci dai di poterti adorare in semplicità all'ascolto della tua parola, Signore. Molto oggi ci siamo identificati in Davide, Signore, con tutte le problematiche che passiamo. Egli era unto, egli si faceva delle domande. Oggi noi non abbiamo nessuna domanda perché il messaggio dell'ora ci ha tolto ogni domanda, Signore Dio. Amen. Egli ci apre le menti, ci fa vedere ogni cosa. Non abbiamo né un perché né come, perché sappiamo che tutto quello che noi passiamo è già stato passato dai profeti passati, dai re e così via, Padre. E noi diciamo grazie, Signore, perché se siamo in questa prova è qualcosa che tu hai preordinato, e lottiamo in questa e rimaniamo fermi in quello che noi abbiamo creduto. Benedice la vita di questi miei cari fratelli, Padre. Ungili tu, Signore. Rallegra la sorella, Padre, in questo momento. Dagli forza nelle gambe. Dagli forza, Padre, per andare a casa veramente ed essere felice nel cuore. Ancora per Giovanni, Padre, che ha cominciato di nuovo a parlare, Signore. Aiutalo tu, Signore Dio. Amen. Aiuta la sua casa. Padre, se sono dei predestinati, essi verranno all'ascolto della parola, perché non si può stare lontani da questa parola, non si può stare lontani dalla Betlehem, Signore Dio. Amen. Ancora per coloro che sono a casa, Padre, che si possono mettere le mani uno sull'altro, Signore Dio, pregare insieme, Padre, e che veramente l'armonia e la pace ritorna delle nostre dimore. Grazie, Signore, benedici, e ogni cosa te le chiediamo nel nome di Cristo Gesù, il benedetto. Amen. Alleluia. Dio vi benedica, Signore. Ci benedica. Amen. Alleluia.